Però invece nella poesia conoscenza ci mette a corrente di un grave ostacolo che Teresa, la protagonista dell'ultima sezione, ha dovuto superare aggrappandosi disperatamente a Padre Pio, che alla fine l'ha premiata. E in quest'ultima sezione le poesie acquistano un altro ritmo, abbandonano il tema strettamente personale per diventare ecumeniche. Si parla di pace, degli orrori della guerra, della ricerca di Dio e della strage pressoché quotidiana di migranti, di uomini purtroppo espulsi dalle loro terre che non riescono a trovare una nuova patria, ma solo indifferenza e filo spinato. Nelle poesie sulla strada di Cristo e vorrei sentire un profumo di viole, c'è la disperazione per un olocausto senza fine che riduce una parte dell'umanità in catene. E c'è la testimonianza di un'esistenza che passa senza lasciar traccia, dato che le orme si imprimono sulla sabbia del cuore, di un'esistenza che naufraga sotto lo sguardo distratto del cittadino europeo, che l'osserva tra una forchettata di spaghetti e una cucchiaiata di crauti, seguendo i TG nazionali, o forse sarebbe più giusto dire nazionalisti. E allora ancora Teresa Esposito che ci legge: vorrei sentire un profumo di viole.